Eccolo, uno Yuri Boschetto che scappa, non vuole fare il videovlog del Team Infinity. Tanto senza le chiavi di casa mia non entri. Chi ti dice che non entra? No, fermo, fermo, fermo. Cosa vuol dire? Stanno dormendo tutti. Ma che tornato Ciao. depresso? Beh, saluta Yuri. Ciao. Buonanotte, siamo il giorno prima del regionale. Non è vero. Sì. È È il giorno prima della partenza, il giorno prima perché della partenza del regionale, giusto? ignorante. Arrivederci. Riprova, Ci però. appropinquiamo a 30 partire. minuti. Ma stamattina sta qua Ho così. messo Ciao. il codice. Ah. Ho messo proprio codice. Yuri, Non lo sapete. Non c'è saluta. il codice ancora quello mio. Ciao. 5465. Com'è? Bene. Sveglia alle Lo 5 e un quarto del mattino, si sente. ricordo che l'hai Era nominato. le 5 e un quarto? Eh sì. Madonna, che No, tizia. anzi no, forse 5 e 20, Era la sai. SIM. Sì. La SIM dove l'hai messa? Va bene, Dove adesso ci l'hai messa? appropinquiamo Nel verso codice. l'aeroporto di Ciampino per Cosa sei? prendere il volo Ora c'è, fa per tutto bene. Colonia, da cui poi ci muoveremo verso Dortmund. Siamo quasi a Ciampino. Ciao. Devo Devi dire, salutare. ah, salve a tutti ragazzi, qui Tecnarca. No, non sei Tecnarca, sei Boche von Zon. No, sono Yuri VGC adesso. Ah, adesso sei Yuri VGC, hai cambiato? Sono a GetBridge? No, però sì, alla fine è Per quello il mio fortuna, che nome. schifo quel nickname tuo. Sei zitto, ti chiami Player È One. molto meglio. Ciao. E lui è Alessio. Ciao. Tanti auguri Alessio. Si chiama Grazie. il suo nome è Mini Difra dei VGC. Mini Difra. Ma come ti è venuto in mente? Boh, non lo Invece che sai. playerone, playerino. Vero. Ma io l'avrei chiamato player 2, però vabbè, Sì, poi no, si però poi offende. faceva schifo. Si offende. No. L'altra volta mi hai Arrivederci, passo offeso. e chiudo. Ecco qua. Agnello, saluta. Abbiamo È preso arrivato questo il nostro senior. Sudicione all'aeroporto. No, No, è il video per... Ah, sì, vero, il blog, Tecnarca sì. vuole che facciamo il Buongiorno blog. a tutti ragazzi. Buongiorno, Bene, sono ragazzi, qui allora Tecnarca. adesso siamo in quattro, siamo io, lui, Ciao. quest'altro e Mini Mia. Che schifo che fa. Ma mi è chiacchierata. E lì gli accompagnatori. No, mica, abbiamo appena parlato di hackerare le console. No, Vispo l'Italia da questa ragazzi, parte. non si hackera, non si citta si aspetta il day one, quindi il 23. Rispo l'Italia, taglia, E se taglia! possibile, anche più tardi, comprate le copie il 30. Minchia, li ha preso Spadiglio! No, non è partito, non è No, sono partito. Va ritardato! bene, stiamo salendo su questo volo Ryanair col massimo comfort, con sedili neanche reclinabili. Cosa ne pensi? Prima classe! Cosa ne pensi, Alessio? Tanti auguri comunque, eh. Ah, che cosa ne penso? Io approvo! Bene, anche io approvo. Tu che approvi? Yuri's seal of approval! No, io Make sto! America great again! E vai! Io da commentare, qua, i posti al centro sono tre e non quattro, questo è un problema. È un problema? È un problema. Va bene, allora Però ci sono alla anche sul prossima! centro! Salve a tutti, qui Player One è un cretino, qui c'è Alessio, quello che in teoria dovrebbe vincere un regionale, però non si è allenato per niente. E quello là è Yuri. Yuri? Saluta. No, 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 no. Guarda che enfasi che ci Non metti. hai abbastanza top cut per essere salutato da Yuri. Sì che ce le ho. Non è vero. Sì, ha voglia. Io ho preso un play trip. Ho preso un play trip e ho giocato più mondiali di lui. Però io ho preso un play trip e ho giocato più mondiali di lui. Ha preso un play trip? Sì, Ma. 2014. Ah, è vero, quando hai giocato con la febbre. E lui ne ha presi tre. Arrivederci. Con la faccia. Allora, siamo atterrati e Yuri vuole ammazzare di botte Agnello, vai. Volevo fare l'applauso, giustamente, da bravo napoletano. Tra parentesi, senza cintura. Tutto il volo senza cintura, sto deficiente. Alessio, ti è piaciuto il volo? Yuri, tuo volo molto intenso per te, vero? Sì, Yuri è arrabbiato anche perché abbiamo trovato un cottone mentre giocava a Sole e Luna. Sì, abbiamo catturato un cottone su Sole e Luna e l'abbiamo chiamato AYB Cuoricino. Eh? Cottoni, non cottoni, non cori. Sì, lo so che si dice cottoni, ma cottone fa ridere. No. Sì. Ma tu sei scorso che sono cottoni? Tu hai perso il mio 3 da Rotomaca P-Water. Anche da Checco Corno, anche da Checco non il mio 3. Ok, arrivederci. Ciao. Ciao.
Saluta. Saluta Agnello. Ciao. Salve. Siamo atterrati e ci stiamo dirigendo non si sa dove. Si suppone via. Tra poco. Dove stiamo? Vabbè, solo lo sa solo lui. Iuri, impressioni. Di cosa? Boh, di quello che ti pare. Ma erano solo 2 secondi fa un vlog. Lo so, ma adesso siamo scesi e dobbiamo far vedere l'aeroporto. È bellissimo sto vero? Aeroporto. È grigio. Stanno sulla. Ha il free wifi che funziona bene però. Quindi funziona bene? L'aeroporto. Ottimo. Ci devi fare il login però vabbè. Come si fa il login? Vabbè, me lo spieghi. Vabbè. Passo e chiudo, ciao. Allora, siamo qui in un ristorante italiano con Agnello Iuliano che è stupido e io che sono fantastico ovviamente perché domani sì, però il regionale, non è vero? Cancellato. Sì, lo sai chi è fantastica? E sei proprio stupido. Siamo in un ristorante in cui c'è il proprietario che ricorda il nostro teammate, nonché fondatore del team, Riccardo Rispoli. Ah, è vero, cioè, allora, sì, quindi... ma Riccardo Rispoli da magro era molto diverso. Cioè, somiglia al Rispoli ciccione. Eccolo. È lui. Un saluto da Player One e Deficiente. E al prossimo. Senior. Salve, Iuri saluta. Ciao. 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 Allora, sono qui con Alessio Iuri Boschetto e Ibiki, Alexander Ibiki Kun al player meeting e tra poco dovremo incominciare. Junior. Tavoli degli junior, notare anche il coso Meister. Meister Schaften. Yeah. Ok. No. Ok. E, gli altri non si sa dove siano. Ci dovrebbe essere giù Agnello, San Vito e... Qui c'è 000 AJ che ha scelto Poplio! Did you choose Poplio? I will choose Poplio. I will choose Team Poplio. Team Arena is really good, but Poplio sucks. He's actually... Poplio's best starter. Actually, Poplio is better than Litten. Don't blog in English, this is an entire blog. Giusto, Poplio è meglio di Litten. E... Bene, Luca Borbotti ancora non l'abbiamo trovato e lo troveremo presto. Arrivederci. Dopo aver droppato sono qui al tavolo 1 con Simone San Vito 4-0. Tutto cazzo sculo. Dopo aver giocato match importanti. Io? Villa. Ah, beh, Villa. È qui contro Lucas Müller. Say hi. Ah, he's doing a vlog. Oh. Io ho droppato perché, vabbè, X-Ray è troppo forte e arrivederci. Ecco, qui in primo piano la faccia sconsolata di Agnello Iuliano. Doveva essere 5-2. Come minimo. E poi abbiamo Alessio Vinciguerra e Simone San Vito che, a differenza di costui e di come hanno toppato, siamo alla fine del regionale, un raggio di tardi, avevo lì un bel team. C'è Alessio Iuri Boschetto. Lì invece abbiamo un particolare giocatore chiamato Alessio Iuri Boschetto che, avendo fallito miseramente al VGC, si è dato alle carte. Andiamo a intervistarlo in diretta. Posso fare domande? Sì. Adesso Iuri Boschetto saluta. Se la prende con i bambini. A breve l'intervista alla fine in cui ci spiegherai i dettagli del match. Si sembra concentrato. Beh, tesa, ci sono dei dadi rosa. Vero. Alla prossima. Bene, allora abbiamo Marc Duo, un'altra persona che come me ha fatto un risultato squisitamente schifoso. Cosa ci dici di questo regionale? Allora, ho fatto un bel 3-4. Bello, meglio di me. Dove ho beccato al primo turno l'unico di tutto il torneo con il quale avevo testato il team. Bello! E ci siamo trovati. Chi era? Scusa, sei io. Ah, quello. E ci siamo trovati all'ultimo turno del game 3 con un 50-50 che ha vinto lui, pazienza. Pace. E poi... ho ricevuto un axe un po' pesante da parte di due ai quali avevo un bel matchup e per il resto è andata come è andata. Adesso preso di tardi, avevo un bel team. Giusto, l'ho detto anch'io. C'è i Biki. Avevo un bel team per davvero. Io pure. Siamo sui con Ferton Togekiss. I Biki. Yes, a Shiba, yes, a Shiba, as a Shiba. Okay, oh, ciao, ciao, raga!
Yeah. Eccoci qui con il vlog del Team Infinity verso la fine. Oggi è stata una giornata durissima, infatti si sono disputata la top 8 in cui il nostro Simone Sanvito, nonché Sambi, membro del nostro rinomato Team Infinity, è arrivato in finale perdendo da un deficiente che faceva Swagger. Ma che cosa fare? Ma quella persona è fortissima! Poi abbiamo il miglior commentatore del mondo, Matteo Dorrel. Ci dica qualcosa. Ciao, sono Matteo Dorrel. Quello che vuoi, quello che vuoi. Vabbè, basta. Quindi questo è un cretino, non merita spazio. Lì abbiamo i Vicky e Zelda. Ciao Vicky. Oh, ok. E qui abbiamo finalmente, aspetta, qui no, un membro che deve aspettare. Di là ci sono il top quattrista Alessio Vinciguerra, Mark Duo che perde da Liki Liki Palkia, Liki Liki soprattutto, e lì ci sono Madedo Bertani e lui. Dite qualcosa, niente? Ciao, ma che video è? È vlog per l'Infinity. Fai vedere il bicipiti così acchiappi la fila. Dell'Infinity. Sì. Yuri Boschetto. Yuri non c'è purtroppo questa cena perché. Musetti. Basta! Perché lui ha perso tre volte. Lui ha perso due volte da Jump. Basta! Poi ci sono io e Yuri non c'è, non lo abbiamo perché avendo perso da Jump per due volte in un weekend ha deciso di andarsi a rintanare sottoterra con Akira Petrolini. Bene, adesso invece siamo riusciti a trovare il nostro top player italiano che ha babblato la top con 6-1, ovvero il nostro Luca Borbotti. Un applauso! Ciao ragazzi, sono Luca Borbotti e oggi non è per nulla una buona giornata. Intanto ho preso un raffreddore che qui a Dortmund c'è un freddo pazzesco, per questo anche se sono all'interno ho tutta questa giacca. Ragazzi, un freddo pazzesco, non andate in Germania, organizzano di merda i tornei. E comunque ho balblato la top al nono posto, anche se il mio team era bellissimo e è stata davvero una sfiga perché hanno organizzato male ed è per quello che ho balblato. Incredibile, proprio i tedeschi non riescono a fare nulla di bene. Comunque il mio team era bellissimo, il team l'ho iniziato con Reshiram che ho ripreso da regionale di Roma perché avevo comunque fatto un bel secondo posto e ho pensato che fosse bene riproporlo, ha fatto il suo lavoro benissimo, reggeva tutto. E poi passiamo subito alla star del team, il grandissimo Probopass. La gente si aspettava wildcard e quindi per esempio non mi faceva primo pulsar con Kyogre, però io in realtà ero Bender, mi sorprendevo con Pono Pugno, era incredibile i danni che faceva, ragazzi. E oltre a quello poteva anche colpire Rayquaza, colpire Salamence, aveva anche lo gelo pugno, aveva i tre pugni elementari anche con fuoco pugno per colpire Ferrothorn quando capitava. E Bronzong. E soprattutto, e Bronzong, giusto, grazie per avermelo ricordato. E soprattutto la mossa più importante per counterare Xerneas aveva Iron Head Band che fa dei danni pazzeschi, ragazzi, pazzeschi. Com'è andato il torneo in generale? Chi hai beccato di avversari notevoli? A round 2 ho beccato un topo, si chiamava Ibiki, eccolo lì. Un topo player. L'ho battuto 2-0. Il top player, ragazzi, l'ho battuto 2-0 a round 2, poi lui non ha fatto benissimo, però è comunque un bravo giocatore. E soprattutto la cosa più importante, a round 6 ho beccato colui che mi ha battuto in finale a Roma e che oggi ha fatto di nuovo finale, però stavolta ha perso perché è scarso, quello scarso di Simone Sanvito, che ha preso la mia vendetta con Reshiram Assault. E ma aspettavo White che ha fatto un po' di pugni. Lo so, purtroppo io ho iniziato Salamence, tu mi hai detto proprio basso, ma hai fatto gelo pugno, mi hai detto io non sapevo gelo pugno. Ho fatto una predict grandissima, ragazzi, nemmeno Carmelo Arena le fa così bene. Ma Bronzo non faceva niente a Probopass, com'è possibile? Ragazzi, Probopass lo giocavo min speed apposta proprio per reggere meglio Gyro Ball, incredibile. Per far finire i pipi prima, perché è così che ho finito i pipi di Gyro Ball e ho perso la partita. Ragazzi, è fortissimo Probopass, riesce addirittura a stallare, che roba. Sarebbe forte persino in singolo, anche se qui giochiamo solo VGC. Invece Crobat non ti piaceva, ma hanno detto che usavi un altro pipistrello. Regge nulla e quindi ho deciso di giocare Golbat perché è molto più forte, regge benissimo e tanto fa le stesse cose, hanno le stesse mosse e io infatti lo giocavo un semplice Golbat, ragazzi, incredibile come supporto, batte Big Six in un modo incredibile, ragazzi. Vabbè, poi farai un video integrale chiaramente, non possiamo monopolizzare tutto il Team Infinity su Luca.
Luca Borbotti. Chiaramente tra un pochino di tempo avrete un video integrale e soprattutto vorrei parlare qui di Conchcrow, che è molto forte, Counter Axernias con Whirlwind, è fortissimo ragazzi, e aveva anche Super Luck, così potevo grittare la gente quando proprio notte spersa, notte spersa, fortissima ragazzi, è vero. E Bronzong. Ma Bronzong fa schifo. Vero? Va bene. Adesso sono Bronzong batteva mega lui Y non ci seguo. Il clima tedesco mi ha dato troppi problemi, quindi ci vediamo alla prossima volta quando farò il video report, ragazzi. Ok. Allora questo è forse il vlog più lungo e nonché quello che meritava di più. E mi sono stufato perché Ok, arrivederci. Io invece ho bablato la toppa alla PC oggi, nonostante un ottimo match contro Lee Provost. E vabbè, ci stanno i cretini che giocano male. E quello lì che mi scula di smirgole, però vabbè. E è andata. Aiuto. Luca, non mi lanciare il giacchetto! Io ho fatto alla prossima! Quando fallisci a Pokémon devi fare altro. Vero Yuri? Le carte non erano abbastanza, ma pure biliardino. Bisogna essere molto polivalenti. Poliedrici. Agnello invece no, è scarso in tutto e due. Equipollenti. No, equipollenti si tratta di... Non so che voglio dire un'altra cosa, però una cosa che mi fa troppo ridere. Vero. Passo. E siamo per abbandonare certe genti. E c'è una persona in particolare che ha attirato la nostra attenzione. È contento. È felice. Avrà molto bronzo. Vero. Audience. Sta parlando di audience. Siamo la sua audience. Sì. Stali e audience. A dopo. Va bene, adesso è partito. Allora, stiamo qui salutando quelli che torneranno a Colonia questa notte e dormiranno in aeroporto. Agnello, passami la foto di me, Yuri, che giochiamo a calcetto. E quindi... Te l'ho già passata. Su Facebook? No. Regà, salutate. Ciao. Ciao, amici. Ciao, Alif Bagga. Ciao, Difra. Ciao. Alif Bagga, sì. Ciao, Difra. Ciao, Rispoli. Ciao, Andrea di Francesco. Ciao, ah, Alessio di Boschetto, Luca Borbotti che fine ha fatto? Sei tornato tu? Ciao. Ah, Luca Borbotti è tornato in albergo. Sì, mi sa di sì. Se non sbaglio sta nello stesso albergo di quello sporco. Che schifo! Sambi, tu? Cosa hai da dire? Io ho da dire che Lega è uno dei giocatori più forti del mondo. Inquadra la valigia rosa di Boschetto. Sì, la valigia rosa. Sta dentro, si vergogna. Eccola, eccola vergogno? Lì. Guarda come, guarda, si, guarda vede come si vede bene. Sono molto fiero di quella valigia, ragazzi. Ma quindi se la metto dentro, sicuro? Non è che mi va in qualche posto strano? Sì, del retano di Polciuto. Ciao, Difra. Ciao, Sambi. Ti voglio bene. Anch'io. Rispoli mi fai schifo. Spero di avere un'indigestione. Questo è il mio compagno di Magneson. Ci vediamo, dai. Ci vediamo, continueremo a buildare su Magneson. Io ormai ho questo appuntamento. Fortissimo, è la meta call. Assolutamente. Adesso. Grazie per l'appuntamento KFC. Però non sono una persona facile, non te la do alla prima notte. Copa di pacca. Ma cosa vuoi, ma puzzi. Mosca, saluta. Tu non ti lavi. Marco Servonimoli. Ah, a Londra. Stanno... Ciao, rotondoide. Stanno Yuri e Sambi che non si lavano da 3 giorni e poi dicono a me che sono sporco. La doccia dell'hotel. Va bene. Ciao. Ma che cazzo?